potesse comunque dare la nostra adesione a quello che sta succedendo lì e a creare anche una piccola fiammella di quello che speriamo sia un movimento che cresca e che diventi più grande. Non posso dire ovviamente su dove il comune può incidere e dove può fare. Noi ci muoviamo, come io ho detto più volte, come stiamo facendo, con la cultura orizzontale. Cioè, per noi non esiste solamente un teatro e non il resto, così come non esistono solo alcuni artisti o alcune orchestre. E tra l'altro noi stiamo, nei passaggi che stiamo facendo, sia io personalmente che l'assessore alla cultura, favorendo proprio questo discorso, cioè quello di tutti i teatri, anche quelli più in difficoltà, quello degli artisti di strada, degli operatori. Ovviamente il comune sul piano finanziario, perché poi ha la sua. No, a parte insofferenza, non ha proprio. Ha molta poca voce in capitolo. Però quello che noi stiamo facendo è esattamente quello. Infatti tutti gli eventi che noi stiamo programmando, sia nell'immediato, come quelli di quest'estate, sia in quelli futuri, vanno in questa direzione. Vanno esattamente in questa direzione. E quindi perciò sono venuto, perché francamente volevo vedere, volevo comprendere, perché io non mi formo una convinzione dai giornali, non l'ho mai fatto. Ma per noi già l'apertura di un dialogo è un fatto fondamentale. Ma per me, al di là del dialogo, non vorrei banalizzare, ma le cose che lei ha detto per me sono scontate. Cioè, nel senso, non sono un elemento. Ma ne ho l'assoluta convinzione che per lei siano scontate, non potrebbe essere differente. Tant'è che l'ho anche detto nelle sedi dove lo devo dire e dove dobbiamo agire. Ovviamente in alcune sedi noi non abbiamo nessun ruolo istituzionale se non quello politico, cioè di poter fare una pressione politica.